portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Amici verdi di rabbia, ben ritrovati. Ogni giorno centinaia e centinaia di persone passano da via Capruzzi verso il centro o viceversa, attraversando il sottopassaggio di via Quintino Sella. Un tragitto molto molto breve, lungo il quale però si concentrano i gas delle auto, trattenuti dalle volte dello stesso sottovia. Nel 2002 il presidio multizonale di prevenzione di Bari, poi confluito in ARPA Puglia, rilevava dei valori di benzene e altri gas omologhi superiori di ben 4 volte rispetto ai limiti stabiliti dalla legge. Una concentrazione che si verificava maggiormente negli orari di maggior traffico, soprattutto in presenza di incolonnamenti. In circa 14 anni la qualità dell'aria nel resto della città è notevolmente migliorata, questo grazie alle innovazioni tecnologiche nelle automobili che hanno migliorato gli scarichi degli stessi veicoli, ma anche alle misure per la mobilità sostenibile adottate dalle amministrazioni. Ciò nonostante, basta percorrere questo tragitto, ci vuole circa un minuto per arrivare da un lato all'altro, per rendersi conto che l'aria lì dentro non è affatto pulita. Da questo sottovia però continuano a passare a tutt'oggi un sacco di automobili con incolonnamenti che durano anche parecchi minuti. Anche per questo motivo l'ARPA Puglia, sollecitata dal Comitato Cittadino Riprendiamoci il Futuro, ha chiesto chiarimenti al Comune per capire quali misure siano state adottate nel corso di questi anni. In attesa che vengano fatte nuove rilevazioni e vengano presi eventualmente dei provvedimenti, non ci resta che fare un bel respiro, sperando di non rimanere entro la fine del tunnel senza fiato. Ben ritrovati amici di Verde di Rabbia dal vostro Giovanni Sgarbo. Il clima non ci dà tregua, prima il caldo, poi il freddo, poi la tromba d'aria e chissà le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà. Fatto sta che tutto questo scombussolamento mi ha fatto ammalare, al che sono andato a cercare i sintomi su internet e dopo un'attenta analisi è emerso che ero morto da ben 3 giorni. Allora lì mi è venuto un dubbio e allora ho pensato di andare dal medico e chiedere a lui che malattie effettivamente avessi. È solo un raffreddore, non è sangue di naso. Vedrai tra qualche giorno, non ci farai più caso. Su internet si possono trovare molte informazioni valide, ma a volte si può trovare anche qualche fesseria. E il mio medico infatti mi ha confermato che no, non ero morto da 4 giorni, ma il mio era un banale raffreddore. Così mi ha fatto una ricetta per dei farmaci, ma invece di darmi la solita ricetta rossa, me ne ha data una bianca. E questa cosa è terribile, perché questa bianca sulla mia giacca ci sta malissimo e io volevo quella rossa. Ehi, non guardarmi così, quali malattie ti hanno abbracciato? Possibile leggerle negli occhi, sembra pebbre, almeno io l'avrei già da un po'. E tu hai ancora coraggio, mentre mi tocchi, ti prego dimmi. Invece non aveva sbagliato, mi ha dato la ricetta giusta. Vi ricordate la ricetta rossa, quella con i quadratini?
Gian Giulio, una ricetta rosa. Grazie. Questa qui, presto, non esisterà più, sostituita dalla ricetta dematerializzata o elettronica. E voi penserete, la ricetta elettronica sarà come la posta elettronica. Prima scrivevate una lettera sulla carta utilizzando dell'inchiostro, andavate alla casetta delle lettere e la spedivate. Con la ricetta elettronica, invece, la carta ci sarà sempre e comunque e qualcuno dovrà stamparla. Allora, cosa è cambiato? È cambiato al momento. Infatti, anche con la ricetta elettronica, il medico dovrà compilare questo promemoria, darlo al paziente che andrà in farmacia, andrà dal farmacista che staccherà le fustelle e consegnerà i farmaci al paziente. Quindi ancora non è cambiato nulla e possiamo affermare che la ricetta elettronica è come Michael Jackson, ha solo cambiato colore. Anomalia, solo una vena di malinconia. In realtà la vera ricetta dematerializzata si avrà quando il medico potrà inserire sul computer i dati del paziente. E questo, recandosi con la tessera sanitaria in qualsiasi farmacia, potrà procedere all'acquisto. Poi il farmacista stamperà la ricetta. Quello che io mi chiedo è, questo passaggio intermedio era necessario? Al momento ha creato confusione soltanto nei medici, nei farmacisti e nei pazienti e forse ha avuto anche qualche costo per aggiornare i software e comprare delle stampanti adatte a stampare questo promemoria. Insomma, alla fine, nonostante tutto, sono comunque riuscito a comprare i farmaci per il mio raffreddore. Io ci tenevo tanto a questa ricetta dematerializzata che ancora non arriva. Quindi sapete che c'è? Adesso mi dematerializzo io. Cari amici di Verdi di Rabbia, ben ritrovati. Vi ricordate del collegato ambientale? È quella legge che vieta di buttare per terra qualsiasi piccolo rifiuto, come cartacce, scontrini, fazzoletti e pacchetti di sigarette. E in questa maniera ci invita a tenere la nostra città un po' più pulita. Siamo in Piazza Garibaldi ed è proprio da qui che l'AMIU ha cominciato il proprio lavoro. Infatti sono stati installati 150 cestini per la raccolta delle carte, andando a sostituire i vecchi, rotti o difettosi. 40 cestini per la raccolta delle feci canine. E 50 posacenere, nella speranza che i nostri concittadini comincino ad usarli. Si è cominciato dal quartiere Libertà, ma presto si continuerà per tutta la città. Però, cari amici di Verde di Rabbia, ricordatevi alcune cose importanti. Ad esempio, adesso sarà obbligatorio per tutti quei locali che sono punto di aggregazione, come bar, ristoranti o pub, avere al proprio esterno dei posacenere per i propri clienti. E nell'eventualità in cui voi non troviate un posacenere nelle vostre vicinanze, limitatevi a spegnere la sigaretta con attenzione e poi a buttarla nel cestino più vicino. Allora, i cestini ci sono, i posacenere ci sono, non abbiamo più scuse. E c'è ancora qualcuno che si ostina a buttare le carte per terra? Rischierà una multa dai 50 ai 150 euro. Ma ne vale la pena. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.